Su cosa, deputato De Rao? Prego, a lei la parola, l'ascoltiamo. Sì, grazie Presidente. Vi era stato un sequestro e quindi una confisca molto importante nei confronti dei fratelli Pellini. Circa 200 milioni di euro di beni erano stati confiscati in quanto nell'ambito della misura di prevenzione che era stata portata avanti era stata rilevata la sussistenza dei presupposti che riguardavano appunto la pericolosità per reati di disastro ambientale, per reati di traffico illecito di rifiuti, per la terra dei fuochi. Guardi, se signor... fino a prova contraria sono io a stabilire se l'intervento è pertinente o meno. Ci è stato preannunciato che ci sarà una richiesta di informativa, sì, al governo, quindi se permette sia al suo posto, l'ascoltiamo, prego. In Acerra, nella terra dei fuochi, era stata un'attività di inquinamento gravissima, con grave pericolosità per la salute delle persone, e la Corte di Cassazione ha sostanzialmente annullato il provvedimento della Corte d'Appello di Napoli per il superamento dei termini in relazione alla decisione. I beni sono stati tutti dissequestrati dopo anni di procedura. Ecco, noi chiediamo, Presidente, che il Ministro della Giustizia Nordio possa dare un'informativa chiara e completa su un fatto che ci sembra di estrema gravità. Grazie, Presidente. Quindi c'è, in questo richiamo all'ordine dei lavori, un... Ehi! Deputato Furgiuele. Deputato Furgiuele. Si contenga. Quindi c'è sull'ordine dei lavori la richiesta di un'informativa al governo, in particolare la presenza al riguardo del ministro Nordio. Ha chiesto di parlare il deputato Costa, ne ha facoltà, sempre sullo stesso argomento, immagino. Prego. Grazie Presidente, io vorrei soltanto richiamare una questione di metodo in quest'Aula, perché è la seconda volta nel giro di un mese che lo stesso collega De Rao interrompe di fatto i lavori con una richiesta sull'ordine dei lavori per chiamare un ministro a rispondere in ordine ad un'iniziativa della magistratura. È successo sulla questione ANAS e ha chiesto di far intervenire il ministro Salvini. Oggi c'è una sentenza della Cassazione e ci chiede di far intervenire il ministro Nordio. Strano che non abbia chiesto l'intervento del ministro Nordio quando è uscita l'inchiesta di Perugia. Però devo dire che forse funzioniamo a fasi alterne. Quello che secondo me è opportuno è che quest'Aula non venga considerato come il quarto grado di giudizio, ovvero il termine del riesame se ci sono misure cautelari, oppure una valutazione sull'operato della magistratura. L'ordine dei lavori sì, è deputato Costa. Lei è deputato esperto. Abbiamo sentito dall'onorevole Cafiero De Rao una richiesta davvero che rappresenta, questo sì, un attacco proditorio contro la magistratura italiana, perché chiedere l'intervento del ministro della giustizia per sindacare un provvedimento della Corte di Cassazione è evidentemente un atto che travalica le competenze e le prerogative anche del singolo deputato, soprattutto quando queste richieste pervengono da una parte politica che ha sempre messo la magistratura al riparo da qualunque richiesta, critica e censura,
mi pare davvero strumentale che questa questione possa approdare con leggerezza nelle aule di Parlamento, ed è la ragione per la quale, signor Presidente, noi riteniamo che questa richiesta vada respinta al mittente, ma non perché il ministro Nordio non possa venire in Parlamento anche a dare spiegazioni sull'andamento della giustizia italiana, ma perché si tratta di una intromissione inammissibile sull'operato della Corte di Cassazione, perché si tratta di una iniziativa invece che non abbiamo sentito né sulla vicenda del dossieraggio né su altre vicende legate alle collusioni con le organizzazioni criminali oggetto anche della cronaca di questi giorni. È il doppio pesismo che noi respingiamo e non accettiamo lezioni dai giustizialisti che hanno sempre invocato le manette e che oggi vengono anche a criticare i giudici della legittimità. Ringrazio. Noi siamo per il rispetto dell'autonomia della magistratura sempre. Siamo per difenderci non dai processi, ma nei processi. Siamo ovviamente per il ruolo di questo Parlamento, un ruolo indipendente che non chiede conto né ai magistrati né alle procure di quello che fanno. È per questo che noi chiediamo un'informativa urgente, non al ministro Nordio, ma la Presidente del Consiglio. Sentiamo che la Ministra Santanchè oggi ha dichiarato che si è sentita con la nostra Presidente del Consiglio, si è sentita ed è serenissima. Così, dopo la richiesta dei giornalisti e delle opposizioni di fare un passo indietro, credo che sia ancora legittimo chiedere che sia opportuno fare un passo indietro dopo quello che è appena successo. Cioè, il 22 marzo di quest'anno la Procura di Milano ha notificato a Santanchè l'avviso di conclusione dell'indagine per il filone che riguarda la presunta, e dico presunta, truffa ai danni dell'INPS, messa in atto dalla società Visibilia, di cui la ministra era amministratrice. Tra il 2020 e il 2022 Visibilia, come lei sa, Presidente, avrebbe dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale 126.000 euro a titolo di cassa integrazione Covid, destinata appunto a 13 dipendenti, i quali però avrebbero continuato a lavorare normalmente. Il punto è, la ministra sapeva o non sapeva di questa truffa ai danni dello Stato? Nelle prossime settimane, leggiamo, dovrebbero chiudersi anche altre inchieste, fra cui quella condotta proprio a Milano, che vede Santanchè indagata per falso in bilancio. Io lo dico così a chi ci dice che la ministra è sotto assedio perché di destra. Non cito le parole indegne che ho sentito ieri sui talk show perché siamo in un Parlamento, ma io credo che il punto non sia lo stile di vita di quella ministra. Io credo che se è indagata e se verrà rinviata in giudizio lo sarà perché sapeva della truffa ai danni dello Stato, perché ha fatto falso in bilancio e bancarotta. Ci sono tutti gli estremi perché la Presidente del Consiglio venga qui a riferire e tolga le deleghe a quella ministra. Grazie.